Un'autostrada per troppo tempo in mano alle 'ndrine, dove lo Stato non poteva e non doveva essere presente. Da oggi, dopo tanto lavoro, la 3 diventa simbolo di un mezzogiorno onesto e pulito. Questo è il messaggio che ha voluto lanciare il ministro Graziano Del Rio a colloquio con i giornalisti in una delle tappe del tour a bordo di un pullman partito da Roma e con cui ha percorso insieme al presidente Anas Armani la nuova Salerno-Reggio Calabria. Per quasi mezzo secolo è stata l'incompiuta per eccellenza, oltre 40 anni di cantieri e lavori in corso. Oggi la corsa ad ostacoli di migliaia di automobilisti è finalmente finita, i cantieri di ammodernamento e costruzione sono chiusi, i tempi di consegna sono stati rispettati e la 3 è pronta a diventare una smart road. Del Rio e Armani hanno fatto tappa al viadotto Italia, inaugurato dopo il crollo di una campata che provocò la morte di Adrian Miolca, operaio rumeno di 25 anni. L'inaugurazione, ha detto Del Rio, è dedicata a tutti i lavoratori che hanno permesso la realizzazione di questa grande opera. Questa autostrada, questa arteria servirà a portare ossigeno anche ai territori. Sì, l'abbiamo dedicata soprattutto ad Adrian, questo sforzo di accelerazione dei cantieri. Abbiamo accelerato i cantieri anche da altre parti, avete visto che abbiamo inaugurato Fiumicino ieri, la più grande ampliamento dell'aeroporto mai realizzato dopo quello degli anni 60. Dopo Mormanno altre due tappe, Rosarno con la consegna di 3 auto alla polizia e poi all'hotel Alta Fiumara per un incontro che vedrà protagonista anche il premier Gentiloni.